I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Buongiorno, sabato 6 aprile, sempre in compagnia di Casalotto, quindi iniziamo insieme questo sabato importante perché questa sera vivremo in anteprima nazionale la terza estrazione del mese, quindi in bocca al lupo a tutti voi e attenzione ai consigli di Marco e di Lio. Eccolo qua, Ciao buongiorno. Clara, ben ritrovata. Buongiorno, buon sabato a te, buon sabato a tutti coloro che stanno seguendo la diretta, nuova diretta, è estremamente importante perché, come Clara ha ricordato, siamo in piena giornata d'estrazione. Stasera ci sarà la terza estrazione del mese di aprile. È chiaro che dobbiamo assolutamente arrivare preparati, appunto, anche all'estrazione di quest'oggi. Io con Marco abbiamo valutato ancora una volta il meglio, pochi numeri, i migliori in assoluto. Signori, attenzione perché il mese d'aprile è un mese estremamente importante e già siamo andati veramente molto bene in queste prime due estrazioni del mese. E allora inizio subito a farvi vedere le vincite, appunto, dell'altro ieri sera, ovvero di giovedì sera, perché la ruota del Lotto di Venezia ha ridato il 90. Addirittura 54,90 come ambo secco, ambo nei tre numeri. Questo lo abbiamo assolutamente centrato alla ruota del Lotto di Venezia. Quindi ringraziamo tutte le amiche e gli amici che hanno mandato la foto degli scontrini di questo 54,90. Quindi vedete, erano tre numeri e chiaro che si poteva scomporre anche in ambo secco, ma non solo, perché il 50,51 è arrivato alla ruota del Lotto di Firenze. Ottimo come ambo secco, solo ad una ruota, solo alla ruota del Lotto di Firenze. E poi attenzione perché sempre l'altro ieri sera, favoloso 17,42 alla ruota del Lotto di Roma, ambo secco. Chi ha unito questo ambo 17,42 al terno 19,69,76? Bene, ha centrato il terno su cinque numeri e siamo a ruota. Martedì scorso il mitico 5,90 alla ruota del Lotto di Venezia, ma anche l'80,90, un primo colpo straordinario. E avete visto che i numeri non hanno memoria, i numeri si ripetono. Io oramai da più di 20 anni a questa parte lo dico e in realtà è proprio quello che accade, è proprio quello che succede. Allora, signori, attenzione perché io con Marco per oggi abbiamo valutato unicamente un ottimo 90, un buon 90, e allora andiamo in redazione perché so che molte persone vogliono già avere questa informazione, perché poi magari oggi devono uscire per le faccende del sabato pomeriggio. E allora vi dico, seguitemi di là in redazione. Grazie. Ecco, è la prima proposta di questo sabato tramite questo mitico portale, ovvero l'895-095. Importantissimo, il portale è raggiungibile da rete fissa e dai cellulari. Grazie 90, ancora alla ruota del Lotto di Venezia. Aggiornamento, tutti lo vogliono, tutti vogliono avere questa informazione così importante, così ristretta, perché in realtà voi avrete solamente
solamente, unicamente, semplicemente un ambo secco e un terno secco. Siamo alle ruote di Cagliari-Napoli, attenzione perché questo 90 diventa il vostro 90 imperdibile proprio per il concorso di quest'oggi. Quindi vedete, vi rendete conto che ancora una volta sono pochi numeri, un ambo secco, un terno secco, quindi potete valutare ambo eterno o semplicemente unire in ambo terno quaterna. E allora sta per partire per questo sabato mattina il portale 895-095, a voi le linee per avere l'ambo e il terno con il 90. Fade away, fade away.
Allora, caro Leo, parliamo della colomba. Già sei contento perché ti piace? Assolutamente sì. Poi arriva Pasqua, il dolce tradizionale di Pasqua, che in realtà si trova una volta l'anno, come il panettone. Quindi in questo mese, assolutamente, già da alcune settimane sono in giro nei supermercati. Ma di che colomba parliamo? Allora, qua parliamo di questa colomba pasquale che, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, ha una tradizione piuttosto recente. Risale infatti agli anni 30 del Novecento, quando Dino Villani, responsabile della pubblicità di un'importante azienda dolciaria di Milano, riadattò la ricetta del panettone per realizzare un dolce adatto alla Pasqua, che assunse appunto la forma della colomba, che è un po' il simbolo della pace. E voi, noi chiediamo appunto alle casalinghe, avete una ricetta segreta per fare la vostra colomba pasquale? Elisa, la casalinga di Casalotto, è pronta per trascriverle col suo taccuino già infilato nel grembiule, quindi fateci sapere se avete qualche ricetta particolare, anche se non saprei cosa cambiare, cosa aggiungere, cosa fare con la colomba, perché per me la colomba pasquale è così, è quella lì e basta. Beh, no? Assolutamente sì, non è niente altro che comunque lo stesso impasto del panettone, solo che nello stampo è la colomba e di conseguenza la sostanza è quella. Ma ultimamente sai, Clara, che ci sono le ricette con la colomba senza canditi, con la colomba e cioccolato, colomba e questo, colomba e quell'altro, anche se io preferisco la classica colomba, come del resto preferisco il classico panettone. È chiaro che comunque poi col passare del tempo, col passare degli anni, i gusti di molte persone che appunto amano provare, amano appunto valutare nuovi gusti, ne sono venute fuori appunto di molti tipi. A me per esempio non piacciono quelle con troppe creme, troppi pasticci nella colomba, perché è chiaro che deve essere assolutamente il sapore, il gusto originale. Ma cos'è che si mettono sopra? Le mandorle? Le mandorle, bisogna fare molta attenzione, perché in realtà tante marche non usano proprio le vere mandorle, ma sono le noci di albicocche. Ah, però. Sì, questo infatti, se si leggono gli ingredienti di molte case che producono le colombe, c'è proprio scritto noci di albicocche, quindi non sono proprio mandorle. Mamma mia. E poi c'è anche lo zucchero. Zucchero, sì, assolutamente. Vero, e zucchero. Poi basta. E ovviamente nel cuocere fa quella crosticina con zucchero e, tra virgolette, mandorle. Allora, noi abbiamo parlato anche della casalinga, di Elisa Casalinga. Ovviamente ci sono sempre tante casalinghe che seguono Casalotto. Noi assolutamente le ringraziamo veramente di cuore. E molte persone casalinghe proprio... Ieri pomeriggio ci hanno mandato dei WhatsApp assolutamente importanti. Lio non ci saluti mai, ma io assolutamente con Marco salutiamo veramente tutti voi, quindi tutti coloro che seguono sempre Casalotto, tutti coloro che sono casalinghe, ed è chiaro che comunque devono dedicarsi tante ore alla casa, ovviamente, per far quadrare tutto quanto. Salutiamo anche tutti coloro che magari ci vedono sporadicamente, ma attenzione, perché oggi c'è un'informazione importantissima dedicata unicamente alla casalinga, quindi questo è l'unico lancio in questo sabato mattina, perché abbiamo il ritorno dell'ambo della casalinga con il 90 e del terno secco. Attenzione, perché una volta al mese, come capitava anni fa, c'è questa traccia, c'è questa possibilità importantissima che arriva sempre dalla condizione tecnica e statistica della seconda estrazione del mese. La seconda era giovedì, oggi è sabato. Attenzione, perché c'è l'ambo e il terno, il 90 della casalinga. Attenzione, perché questo è assolutamente dedicato a tutte voi e per quello che è all'inizio di questo ottimo portale. Seconda informazione, avremo il terno di numeretti. Ci sono questi tre numeretti secchi attesissimi,
giorni, quindi diventa estremamente importante. E poi attenzione, perché chi vuole un abbinamento, un solo abbinamento per il 9,90, ecco che questo portale vi dispensa anche questo abbinamento. E allora voi potrete assolutamente capire che ancora una volta sono pochi numeri migliori in assoluto. Ambo con il 90 della casalinga Eterno, dedicata a tutte le casalinghe, perciò sarà proprio la prima informazione. Il terno di numeretti sono tre numeri piccoli importantissimi e attenzione a un abbinamento per il 9,90. Clara, vado in redazione per favorire tutti coloro che vorranno questa traccia, questa informazione ottima proprio per quest'oggi. Seguitemi, grazie. Molto bene, attenzione, perché abbiamo questa informazione importantissima tramite l'89 34 94 34, ripeto 89 34 94 34, accessibile da rete fissa, accessibile dai cellulari. È chiaro, signori, che quando avrete ascoltato l'ambo alterno che vi interessa potrete chiudere la chiamata, automaticamente avrete risparmiato. Oggi terza estrazione del mese, ambo con il 90 della casalinga, Eterno della casalinga. Allora attenzione, perché questa è un'informazione dedicata a tutte le casalinghe che stanno seguendo Casalotto. Io questo aggiornamento l'ho appena fatto, quindi prima della diretta ho voluto veramente accontentare le tante amiche che ieri hanno chiesto questa informazione. Lio Marco, non fate più l'informazione della seconda estrazione del mese, che una volta la chiamavate l'ambo alterno della casalinga. Eccolo qua, e oggi nell'ambo c'è il 90. Se volete anche solo questo ambo secco, entrate, ascoltate questo ambo, chiudete la chiamata e già avrete risparmiato, perché questo è un portale a minuto, quindi voi starete poco al telefono, risparmierete tanto, e un ambo è alla portata di tutti voi, tutti lo potete ascoltare. Terno di numeretti, il terno secco, il terno dei numeri perfetti, e un solo abbinamento per il 9,90. Quindi attenzione, perché l'89,34, 94,34 è lì per voi e a vostra disposizione. Tasto 3, importante, dedicato alla casalinga di Casalotto. Ovviamente entrate ed ascoltate ciò che vi interessa, poi chiuderete la chiamata e già avrete risparmiato. Tango, pulcherrima mano, Fasio, blanchissime dita, resto con corpo lontano, oh, dolce riverita, tango d'amore latino, brillante tango argentino, sangue qui pulsa in me, tango che muore in caschet, tango un suave bacino, la mille di brace, vengo con corpo vicino, oh, amare te me place. Oh, oh, la 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 la, tango la tua mirabilia, stringo le coppie del seno, te miro dentro le ciglia, d'estasi.
Allora, caro Leo, devo dirti che anche da parte di tutte le amiche che ci stanno seguendo, che ci seguono anche già da ieri, grazie per questo ambo, per questo terno della casalinga, perché proprio anche ieri pomeriggio appunto lo chiedevano, era in attesa appunto questa condizione della seconda del mese. Assolutamente sì. Lo rifarai? Ma questo in questo caso si farà il prossimo mese, come del resto qualche tempo fa lo facevamo, ma semplicemente e solamente dopo ogni seconda estrazione del mese, anche perché le tracce sono questi, i paletti sono questi, ed è chiaro che comunque è sempre meglio rispettare le estrazioni e le condizioni, perché per rifare un ambo e un terno, Clara, ci vuole veramente poco, però è chiaro che comunque non si può avere la garanzia che danno appunto i nostri sistemi, e questo Cagliari Firenze voi ve lo ricordate, quindi seconda estrazione del mese era l'altro ieri, era giovedì, abbiamo sviluppato il Cagliari Firenze e qua abbiamo appunto l'ambo e il terno, che una volta chiamavamo l'ambo e il terno della casalinga, ecco tutto qua. Ecco. Per quello che si ricordano. Infatti, hai visto? Brave! Come? Anche Elisa. Anche Elisa se l'è segnato. Ecco. Quindi il prossimo dobbiamo aspettare un mesetto. Un mesetto. Sì. Dopo la seconda estrazione di maggio ci sarà il nuovo ambo eterno della casalinga. Bello questo. Quindi una volta al mese. Una volta al mese, ottimo. Brave! Infatti io leggevo tutti questi messaggi e dicevo... Oh, che cosa sarà? Infatti te l'avevo chiesto, ho detto no, vedrai domani, ed ecco, eccoci qua. Allora, bravo Leo, adesso però noi andiamo avanti con un'altra notizia, parliamo del cartellino giallo dei post-it. È uno strumento appunto che ancora oggi è utilizzato quotidianamente da milioni di persone, che vide la luce alla fine degli anni 60 grazie a Spencer Silver, ingegnere della 3M, società americana già entrata nella storia per aver brevettato lo scotch nel 1930. Ritenuta inizialmente non di grande utilità pratica, solo anni dopo vide la luce con il nome esatto, che era Post-it Notes. I primi blocchetti dal caratteristico colore giallo comparvero nei negozi americani il 6 aprile del 1980. Adesso, come vediamo, ci sono di tutti i colori, tutte le forme. Anche la mia nipotina Alessia li adora, glieli compro sempre tutti, di tutti i colori. Come questi, proprio, assolutamente bravo, sì. Pensa che appunto le prime volte che vedevo questi non mi piacevano tanto, invece sono veramente comodi, proprio per non dimenticarti niente, vanno bene anche per la lista della spesa, ma poi soprattutto sono comodi in casa, perché ricordati di fare questo, ricordati di fare quell'altro, e di conseguenza assolutamente molto comodi. È chiaro che comunque penso la versione più venduta sia questa o quello quadrato, perché gli altri sono molto belli, però ci puoi scrivere anche poco. Sì, infatti questo giallo è quello, il tipico, il classico, tienilo. Grazie. Lo porto, eh? Ecco. Ovvio. No, queste le uso, che poi finiscono così, sembra che uno le caramelle, no, che li mangi, spariscono in un attimo, va bene. Allora, andiamo avanti, aspetta che ti... Ecco, tieni che ecco. Così... Vai avanti? Assolutamente sì, ora andiamo avanti con il 9, un 9 importantissimo alla ruota dell'8 di Venezia, perché il 90, terzo estratto, come voi sapete oramai da 22 anni a questa parte, è assolutamente la conferma del 9, numeretto 9. E allora, signori, attenzione, perché io ho preparato l'ambo segreto col numeretto 9, già abbiamo parlato di questo ambo secco col 9 a Venezia, che ancora non è arrivato. Attenzione, perché noi insistiamo, soprattutto io insisto con questo ambo secco. Marco era un po' contrariato, ma io ho voluto per forza inserire questo ambo, perché questo ambo è un ambo che deve arrivare con il 9 solo alla ruota dell'8 di Venezia. E allora attenzione, perché tutto dipende da questo 90 terzo estratto. Valutiamo l'ambo segreto e il terno classico proprio con il numeretto 9.
9 e conta molto questo 9 perché vedete che a Venezia c'è il 90 terzo estratto, il 54 quinto estratto e sempre figura 9. E poi attenzione, terno di figura 9, Napoli-Torino, un terno secco, quindi ancora una volta pochi numeri migliori in assoluto in questo portale. Andiamo in redazione per conoscere in realtà il numero di questo favoloso portale. Venite con me, grazie. Speciale, specialissimo 9 alla ruota del Lotto di Venezia, solo a Venezia. Attenzione al portale 892277, qua avrete il mio ambo segreto che voglio dare a tutti voi. Abbiamo già valutato questo ambo che non è arrivato, quindi diventa assolutamente importante, ma soprattutto diventa la conferma di questo ambo secco. Venezia, una ruota, un ambo e attenzione perché ci abbiamo anche il terno, sempre col numeretto 9, un terno secco sempre a Venezia e poi non ci dobbiamo dimenticare della figura 9, un terno secco, quindi attenzione perché ancora una volta pochi numeri, i migliori in assoluto con chiamata unica all'89 22 77 tasto 3, entrate ed ascoltate ma proprio così con semplicità, senza esitazione, questa informazione veramente importante. Via con le vostre chiamate. Round and round we go around singing this song. Pain is almost gone and we can carry on. Round and round we go around singing this song. Pain is almost gone and we can carry on. Sing like yesterday. Allora adesso diventiamo un po' poetici, ascoltate questa frase, non si vede bene che col cuore l'essenziale è invisibile, invisibile agli occhi, ecco qua, meravigliosa. Da questo popolare passo si ricava appunto il fascino universale di un volume considerato tra i più celebri del XX secolo, uno dei più letti dopo la Bibbia, stiamo parlando appunto del Piccolo Principe, scritto il 6 aprile, uscito il 6 aprile 1943, scritto dall'autore pilota aeronautico francese Antoine de Saint-Exupéry, quindi veramente bello, un libro che credo tutti una volta nella vita almeno abbiamo letto e dovrebbero leggerlo un po' tutti.
Beh, è bellissimo questo libro, penso veramente in realtà che tutti quanti noi abbiamo almeno una volta nella vita letto questo libro, di conseguenza questo, lo posso dire, è veramente un piccolo capolavoro, sì, assolutamente sì, molto bello. È vero, quindi è bello ricordarlo. Adesso appunto 10 minutini soltanto, ce la facciamo? Assolutamente sì, ce la dobbiamo fare, assolutamente a far tutto, e allora noi attenzione perché... dobbiamo riparlare di questo 90 perché prima molte persone non sono riuscite ad avere questa traccia, questa informazione in quanto c'erano le linee occupate. Attenzione perché io con Marco abbiamo preparato e valutato solamente un ambo secco e un terno secco alla ruota di Cagliari e alla ruota di Napoli perché la 783 è una fantastica somma 90 nei terzi estratti. E allora attenzione perché ancora una volta pochi numeri, un ambo, un terno secco, e so è veramente alla portata di tutti voi perché è importantissimo sia l'ambo e il terno, ed è chiaro che quando c'è solo un ambo e solo un terno si possono anche unificare per ambo, terno, quaterna. Scegliete voi come valutare questa informazione, ma è chiaro che dovete avere questa, e se deciderete di unire in ambo, terno, quaterna, mi raccomando qualcosina anche sulla quaterna perché non si sa mai. Comunque noi ci accontentiamo di un ambo secco e di un terno secco, e allora andiamo in redazione per valutare appunto questa traccia. Venite con me, grazie. Molto bene, 895095, abbiamo la possibilità di avere questo portale, di conseguenza usiamolo bene in questo sabato mattina. Cosa troverete? Troverete il 90, un ambo e un terno. Noi intanto diciamo grazie 90 ancora a Venezia, è arrivato per due volte di seguito portandosi addirittura l'80-90 due volte, poi dopo il 5-90 nella stessa informazione avevamo 90-45-54, anche qua abbiamo seccato un altro ambo con la stessa informazione, quindi vedete che i numeri di Marco e di Lio escono e poi riescono. E allora attenzione perché qua abbiamo valutato veramente pochi abbinamenti del 90, ci sarà un ambo secco e solo un terno secco. E sì, avete ben capito, ambo e terno con il 90 a Cagliari-Napoli. E allora fate vostra questa informazione perché il mese d'aprile è importantissimo per il 90 e sappiamo bene che dalla terza estrazione di ogni mese il 90 diventa quel numero importantissimo. E allora via con le vostre chiamate, 895095, tasto 3. Nella casa di Milena c'è la festa che ci vuole, c'è la musica serena e ci son poche parole. E Milena c'è, fiore forte e lento dell'amore. E Milena c'è, ma qualche Milana dal dolore. Casa di Milena c'è la festa delle rose, c'è la coppa sempre piena, ci sono danze deliziose. E Milena c'è, fuoco forte e lento della pace. E Milena c'è, orizzonte di carne che mi piace.
Eccomi ancora in redazione sul finire di questa puntata del sabato mattina. Prima questa informazione ha suscitato veramente tanto interesse tra di voi. Allora attenzione, perché possiamo riparlare del lambo con il 90 della casalinga e del terno della casalinga, dedicato a tutte le casalinghe che stanno seguendo Casalotto all'inizio di questo portale. Allora amiche, fate vostra questa informazione, perché come prima abbiamo detto, la prepariamo una volta al mese e giovedì era la seconda del mese, oggi ci sarà la terza e ovviamente l'ambo e il terno della casalinga Cagliari-Firenze è qualcosa di imperdibile da questo sistema che conoscete oramai da 20 anni a questa parte. Terno di Numeretti, un terno secco Bari Torino, un terno importante, attesissimi questi tre Numeretti, e poi c'è un solo abbinamento per il 9,90, attenzione perché l'89 34 94 34 è a vostra disposizione, 1,50 euro al minuto da rete fissa, 1,80 euro dai cellulari. È chiaro che se volete solo l'ambo con il 90 della casalinga e il terno, ascolterete l'ambo o il terno. Se non vorrete l'altra informazione, chiuderete la chiamata e già avrete risparmiato, perché meno starete in linea più risparmierete. E allora via con le vostre chiamate, è importante avere questa informazione dedicata a tutti voi. Something won't achieve. Every time I'm on your end, it's like you don't understand. Tell me why Allora, questo è un arrivederci, perché più tardi saremo ancora qui alle 14.30, quindi l'ultima occasione
per prepararci per l'estrazione di questa sera, quindi non perdete la prossima puntata appunto di Casalotto del pomeriggio. Un bacio, buona continuazione, a dopo. Allora Clara, io ringrazio te, ringrazio tutti coloro che hanno seguito anche in questo sabato mattina questa diretta assolutamente importante, perché tra qualche ora ci sarà la terza estrazione del mese d'aprile ed è chiaro che è sempre bello arrivare preparati a qualsiasi estrazione. Voi potete ancora chiamare i nostri portali, perché sarà veramente importante avere le idee chiare per quanto riguarda le informazioni dedicate al lotto. Grazie, mi raccomando, alle ore 14:30 nuova diretta, l'ultima prima della terza estrazione di aprile. A dopo, ciao!